Amici appassionati di futsal, il saluto vi giunge dal Pala Olgiata di Roma e da Mattia Esposito. Inizia il girone di ritorno di questa Serie A New Energy, inizia per Olympus e Sandro Abate. L'Olympus che ha chiuso il girone d'andata con il titolo di campione d'inverno, 10 punti di vantaggio sulle inseguitrici che sono diventati 7 dopo la vittoria del Napoli. Comunque Olympus che veleggia al comando della classifica della Serie A, inseguita proprio dalla squadra di Fulvio Colini. Dall'altra parte una Sandro Abate che si presenta qui al Pala Olgiata di Roma con la voglia di regalarsi un colpaccio, ma ancora gravata di assenze importanti che vi diremo poi nel corso di questa partita. Squadre che si stanno scambiando il saluto di rito al centro del campo. Vediamo subito la squadra arbitrale composta da Nicola Maria Manzione di Salerno, Andrea Colombo della sezione di Modena. Al crono siede invece Giovanni Zannola della sezione di Ostia Lido. Dicevamo di una Sandro Abate ancora incerottata, ma che presenta in campo il grande ex di questa partita, ovvero Oselito. Lo scorso anno ha giocato una finale scudetto con la maglia dell'Olympus a Roma. Sandro Abate che però deve rinunciare a Osian e Wilde, oltre a Ezzi, ancora fermo ai box per infortunio, dunque rotazioni ancora piuttosto limitate per Piero Basile sulla panchina della formazione irpina. Voci di mercato vedono Lillo Schinina in uscita dal Ciampino, addirittura d'arrivo proprio alla Sandro Abate. Sandro Abate che in questa finestra di mercato si è rinforzata anche aggiungendo la freccia di Attilio Arillo al suo arco. Rinforzo importante sicuramente per Piero Basile, che però, come abbiamo detto, per le assenze dovrà ancora far fronte a rotazioni limitate. Non ha problemi di formazione dalla parte opposta all'Olympus, anzi che forse problemi ne ha, ma di abbondanza, e si permette, diciamo così, il lusso di far prendere un giro di riposo a Rodolfo Fortino. Esordio ufficiale in maglia Olympus per un altro nuovo arrivato dal mercato Sponda Blues, ovvero Avironi. Anche quella di Avironi, nonostante la giovane età, ormai è una militanza lunga in Italia, ha vestito tante maglie. Diamo uno sguardo ai due quintetti, ci sono Di Lucio, Gui, Avellino e Attilio Arillo insieme a Vitiello. Per la Sandro Abate, Gabriel, Dimas, Marcellino e Tres insieme a Daniele Ducci. Invece per l'Olympus di Daniele D'Orto è iniziata la partita al Pala Olgiata di Roma con questa giocata di Gabriel, forse un tiro, forse un tentativo di imbucata sul secondo palo, pallone che sfila oltre la linea di fondo. Sarà primo possesso in questo primo tempo anche per la Sandro Abate. Di Lucio, Avellino, lui è capitano e divenuto ormai simbolo della Sandro Abate. Intanto ci mette il piede Marcellino, che di rimpallo stava per mettere in porta il gol dell'1-0. Brivido per la Sandro Abate. Gui, Di Lucio difende il pallone dall'assalto di Dimas, non c'è fallo, in tre a lottare ancora Di Lucio a terra, alla fine Marcellino esce vincitore dal contrasto. La conclusione debole centrale bloccata in due tempi da Vitiello. Di Lucio, pallone all'indietro per Lucio Avellino, cambio di lato a trovare Attilio Arillo che rientra, offre a Di Lucio, pallone di ritorno proprio per Attilio Arillo. Buona questa uscita dalla linea di pressione dell'Olympus da parte della Sandro Abate. Arillo si appoggia dentro su Gui, Tres per un attimo, il pallone sbuca, buono per Di Lucio che voleva l'imbucata dentro per Attilio Arillo. Leggermente fuori misura il suggerimento dell'ex Benevento che si è trasferito in questa sessione di mercato alla Sandro Abate. Gabriella a portare il pallone, lo offre a Dimas, cambio di lato per Rudy Neitres, può puntare in uno contro uno Di Lucio, si appoggia su Marcellino che difende e offre a Gabriel. Buona questa combinazione sull'asse Marcellino-Gabriel, la conclusione del numero 6 dell'Olympus si spegne però oltre la linea di fondo. Sandro Abate che è ripartita con Di Lucio, Avellino,
Dentro per Gui, uno contro uno a sfidare Marcelinho. La sterzata di Gui che difende il pallone, si ricava un po' di spazio per andare col destro. Una delle classiche giocate di Guilherme Gallo. Gui con la maglia numero 9. Di Massa. Pallone dentro per Marcelinho che vuole di ritorno Di Massa. Di Lucio per un attimo, sbaglia però il tocco all'indirizzo di Gui. Ha recuperato l'Olympus. Tres. Di Massa. Pallone per Gabriel. Si torna da Di Massa e lì nella sua metà campo ovviamente la Sandro Abate che dovrà provare anche un po' a gestire le energie in questa partita. Decide di non aggredire alta la squadra di Piero Basile e lì sorniona quasi all'interno della sua metà campo difensiva. I primi 2 minuti e 10 di gioco se ne sono andati, ancora 0-0, un paio di brividi per la Sandro Abate, ma ancora nessun gol qui alla Palloggiata. Di Massa in mezzo a 2 se ne va con una sterzata su Gui, c'è il fallo, calcio di punizione per l'Olympus. Direi netta l'irregolarità di Gui che è andato dritto sulle gambe di Dimas che lo aveva saltato secco. Primo fallo di squadra per la Sandro Abate, ancora nessuno commesso dall'Olympus quando se ne stanno andando i primi 3 minuti del primo tempo. Interessante questo calcio di punizione per i ragazzi allenati da Daniele D'Orto. Ci sono Marcelinho col mancino e Tres sul punto di battuta. Tres però adesso si allontana, pronto a ricevere un eventuale scarico. Vediamo se Marcelinho andrà dritto alla conclusione in porta. Lo fa, ma centrale la risposta di Vitiello a rispedire al mittente la conclusione di Marcelinho. Poi la rimessa laterale sarà in favore dell'Olympus. Gabriel, Tres, l'imbucata per Marcelinho. Gabriel, buono questo taglio in diagonale per Rudinei Tres che ha impattato il pallone, non era riuscito però a coordinarsi in maniera opportuna per indirizzare in porta il pallone. Lancio lungo da portiere a portiere, Ducci controlla, offre a Marcelinho. Tres rientra, pallone per Dimas. Arriva l'intervento di Attilio Arillo che può spingere il 3 contro 2 per la Sandro Abate. Gui contro Ducci, ci ha messo una pezza provvidenziale Daniele Ducci in uscita su Gui. La migliore occasione di questa partita fino a questo momento capitata sul destro di Gui. Occhio qui all'imbucata dentro di Avellino, si dispera Gui che non è riuscito ad intervenire sul pallone, ma proprio il numero 9 poco fa ha avuto la chance per sbloccare la partita, trovato l'uscita con i tempi giusti da parte di Daniele Ducci. Gabriel dentro da Dimas, di ritorno per Gabriel, provvidenziale Gui che poi prova anche a trasformare in fase di transizione l'attacco della Sandro Abate, leggermente troppo lungo il suggerimento per Ugherani. Appena entrato in campo il numero 8 della Sandro Abate, giocatore della nazionale italiana, adesso fuori Gui, dentro Uselito. Cambia anche l'impostazione di gioco per la Sandro Abate perché chiaramente caratteristiche tecniche e fisiche diverse tra Uselito e Gui. Uselito a girata laterale, quasi un 4-0 adesso della Sandro Abate con Uselito che taglia in diagonale bene per Ugherani. Avellino porta il pallone, lo offre a Uselito che torna proprio all'indietro da Lucio Avellino. Arillo con l'esterno per Avellino che fa secco Marcelinho, spinge ancora Avellino che riesce a trovare una buona traccia per Uselito, uno contro uno su Dimas, torna da Avellino, dentro per Arillo, l'anticipo di Tres che lancia il contropiede di Marcelinho, la finta di Marcelinho che voleva disorientare il suo compagno di nazionale Ugherani. Sandro Abate che gestisce proprio con Ugherani questo possesso. Avellino scarica su Arillo. Ancora Arillo prestato da Rudinei Tres. Uselito. Avellino. Pallone per Ugherani. La suolata
che voleva favorire Attilio Arillo, pallone comodo però controllato da Ducci, poi sparacchiato dalla parte opposta del campo. È già ripartita la Sandro Abate, sta correndo veloce la partita del cronometro qui al Palaolgiata di Roma, se ne stanno andando i primi 5 del primo tempo. Arillo, spalle alla porta, riesce a vincere il contrasto, a servire il pallone ad Ugherani, doppio rimpallo, arriva Arillo, ancora Ducci, poi Ugherani. Ma sta crescendo la Sandro Abate, che ha avuto un paio di ottime occasioni da gol, bravo in entrambe le circostanze Ducci a rispondere presente. Chiaro però che ha qualità la Sandro Abate per far male all'Olympus quando è in possesso di palla, dicevamo, a pesare come scure in questa gara per Piero Basile sicuramente le scarse rotazioni. Vediamo quanto riuscirà ad attingere dalla sua panchina con le assenze di Wilde, Osian e Ezzi. Ugherani, buona la traccia per Attilio Arillo, Oselito, pallone per la Sandro Abate. Ugherani vuole il taglio di Attilio Arillo che finisce a terra, voleva una trattenuta di Biscossi non vista dagli arbitri. Dimas, grande giocata in banda, ottima anche l'uscita di Vitiello che ha già rimesso in moto la Sandro Abate. Avellino però prova a servire Arillo, Arillo stremato lascia il campo, torna al suo posto Gui, Achilli, Biscossi vince il rimpallo con Ugherani, alla fine l'ultimo tocco è il suo, stava per uscire vincitore da questa azione di gioco un po' confusa Biscossi. Intanto esordio in maglia Olympus per Avironi, maglia numero 11 buttato nella mischia al posto di Rodolfo Fortino. Gui a portare il pallone, lo scarica all'indietro su Avellino, taglia in diagonale per Ugherani, nessuno al rimorchio e allora Ugherani torna ad Avellino. Gui può puntare in banda in uno contro uno su Di Eugenio, si allunga il pallone Avironi per un attimo, poi Ugherani, poi ancora Avironi, alla fine chiedeva un fallo Piero Basile perché Avironi è arrivato con un attimo di ritardo su Lucio Avellino. Potevano starci qui gli estremi per fischiare un calcio di punizione in favore della Sandro Abate, poi gesto di fair play con Avironi che va a sincerarsi delle condizioni, a scusarsi con Luciano Avellino. E l'Olympus altrettanto sportivamente restituisce il pallone alla Sandro Abate che riparte con Ugherani, Oselito con l'esterno per Avellino, l'imbucata dentro. Troppo potente però per Di Lucio, sta letteralmente volando il cronometro perché già se ne sono andati 7 minuti in questo primo tempo, 0-0, due ottime occasioni per la Sandro Abate, un paio di mezze occasioni per l'Olympus, ancora nessun gol qui al Palaolgiata in questa gara valida per la prima di ritorno della Serie A New Energy. Ugherani a portare il pallone, buona la pressione di Achilli, anche fruttuosa perché riesce a guadagnarsi una rimessa laterale in zona d'attacco per l'Olympus. Biscossi, Achilli porta il pallone, prova ad imbucarlo sul secondo palo, poi il tocco di Ugherani che non fa altro però che allungare la traiettoria in rimessa. Rimane lì l'Olympus con il possesso tra i piedi di Eugenio. Achilli porta il pallone, lo offre ancora a Biscossi, Di Eugenio si fa vedere a Avironi che difende il pallone, lo offre all'indietro ancora l'indirizzo di Matteo Biscossi, ancora Avironi, cambio lato per Achilli, il movimento alle spalle di Avironi intercettato però il suggerimento di Achilli, occhio qui ad Avellino che provava ad indirizzare sul secondo palo, curioso il siparetto con Achilli che è stato provvidenziale ad inserirsi sulla linea di passaggio e Avellino è sembrato quasi dirgli mannaggia a te che stavo per servire un assist al mio compagno. Curiosa questa scena, comunque indice di grande sportività in campo. Attenzione perché Piero Basile si gioca il portiere di movimento e questa è una mossa interessante di Basile.
che sicuramente entra in modalità quasi risparmio energetico, direi, per Alessandro Abate. L'avevamo detto, rotazioni limitate, e dunque si cerca di addormentare un po' la partita con il portiere di movimento. Vediamo quale sarà la scelta dell'Olympus, se di salire in pressione oppure rimanere nella sua metà campo. Sale la pressione dell'Olympus, bucata dalla fase di possesso dell'Alessandro Abate, che riparte da dietro. Chiaramente ne risentirà lo spettacolo qui alla Palloggiata di Roma, perché quella dell'Alessandro Abate è chiaramente una scelta per gestire le energie, gestire il pallone. Occhio qui all'imbucata per Attilio Arillo, che calcia! Grande chance per l'Alessandro Abate, c'è ancora Gui in porta, calcia Biscossi, lo fa male però. Chiaro, questo è uno dei possibili effetti collaterali del portiere di movimento, Sandro Abate, che aveva la porta sguarnita. Non è riuscito però Biscossi ad indirizzare verso lo specchio la sua conclusione. Qui è arrivato il fallo, anzi no, commesso da De Eugenio. Tanti duelli in allenamento lo scorso anno tra De Eugenio e Selito, direi che si conoscono abbastanza bene i due. Qui Ducci va a sbagliare il rilancio all'indirizzo di Avironi. Sarà rimessa laterale per Alessandro Abate, fuori Vitiello, torna Gui da portiere di movimento. E il copione, il canovaccio, ovviamente sarà questo qui al Palloggiata. Occhio qui all'errore di Arillo. Clamoroso salvataggio da parte di Avellino, ma direi con la partecipazione di Achilli, conclusione debole del numero 8 che ha favorito l'intervento di Lucio Avellino. Ad un passo veramente dall'1-0 l'Olympus, che stava per scartare il regalo di Attilio Arillo. Si rimane solo 0-0, dicevamo, di rischi col portiere di movimento, e questa è sicuramente un'altra situazione da attenzionare per Alessandro Abate. Achilli prestato da Oselito, rimessa laterale che sarà in favore dell'Olympus. Qui Avironi e Avellino hanno qualcosa da dirsi, si scusa Luciano Avellino, giocatore di carattere, di temperamento se ce n'è uno. Bel duello quello con Avironi. Achilli, eccolo Avironi a gestire il possesso, trova una linea di passaggio per Biscossi che la restituisce al numero 11, che viene però chiuso da Avellino. Riparte Ugherani, buona la pressione di Achilli e Avironi, ricacciato indietro Ugherani che riesce a trovare un gran pallone per Attilio Arillo. Altra grandissima occasione per Alessandro Abate, ancora per il piede destro di Attilio Arillo. Ma meriti qui ad Ugherani, che ha letteralmente fatto a fette l'Olympus con questo pallone in diagonale. Continua a pescare dalla sua panchina infinita invece Daniele Dorto, che superata la metà del primo tempo ha il lusso di poter mettere in campo Isgro e Cutrupi. Avironi per un attimo, Isgro arriva a ripulire questo pallone, può puntare in uno contro uno Attilio Arillo. Di Lucio per un attimo, Isgro riesce a riprendersi il pallone, poi lo offre a Avironi, può puntare in banda in uno contro uno su Attilio Arillo, calcia col mancino Avironi. Buona giocata del numero 11, primo vero squillo di Avironi in maglia blues. Cutrupi può sfidare il suo compagno di nazionale Attilio Arillo, calcia col mancino Cutrupi. Conclusione secca ma centrale, a mani aperte Vitiello la allunga in rimessa laterale. Avironi quasi surplus, poi calcia Avironi, va a colpire l'esterno della rete, poi chiede il cambio al suo posto Marcelinho. Direi discreto esordio in maglia blues per Avironi. Arriva anche il time out chiamato da Piero Basile quando abbiamo superato da 54 secondi la metà del primo tempo al Palloggiata, ancora 0-0 tra Olympus e Sandro Abate. L'Olympus ha avuto una grandissima occasione con Achilli, ne ha avute almeno tre invece la Sandro Abate,
per sbloccare il match, ma si rimane ancora sullo 0-0. E adesso squadre a rapporto dai due allenatori. Sicuramente proviamo un po' ad intuire il motivo del time out di Piero Basile. Starà sicuramente disegnando qualcosa in fase di possesso col portiere di movimento in campo, situazione che un paio di volte ha fatto correre dei rischi alla Sandro Abate. Fischio degli arbitri, si torna a giocare. Vitiello con le mani offre il pallone corto a Lucio Avellino. Ugherani. Gui ripulisce il pallone. Adesso niente portiere di movimento per Piero Basile. Di Lucio, Avellino, Gui porta il pallone, cambia lato per Ugherani. Brutto il pallone di Ugherani che favorisce Di Eugenio. Di Eugenio si appoggia su Isgro che calcia col destro, doppia deviazione. Alla fine Avellino con il petto prova a spingere la transizione per la Sandro Abate, viene atterrato da Isgro. È solo il primo fallo di squadra per l'Olympus, uno ne ha commesso anche la Sandro Abate. 8 minuti e mezzo da giocare e ancora 0-0. Gui a lottare in mezzo a due. Alla fine Ducci prova morbido a servire Marcellino, pallone che sfila oltre la linea laterale del campo e Osellito lascia l'incarico della battuta a Di Lucio. Osellito, Avellino dentro per Gui, pressato alle spalle da Di Eugenio, nessuno tocca il pallone. La rimessa sarà per l'Olympus. Isgro, Gabriel pensa a puntare in banda a Gui, poi si ferma e torna da Antonino o Anthony Isgro se preferite. Gabriel dentro da Cutrupi, bravo sulla linea laterale del campo a gestire il pallone. Poi ancora Cutrupi, prova la sterzata su Avellino, bravo in chiusura, arriva Marcellino e Di Lucio e Vitiello riescono ad evitare guai per la Sandro Abate. L'ultimo tocco è stato di Marcellino dopo la conclusione, dopo la ribattuta della difesa della Sandro Abate. Avellino, pallone lungo, lunghissimo però all'indirizzo di Gui che adesso lascia il campo ad Ugherani. Vediamo se Gui vestirà nuovamente la maglia da portiere di movimento come è stato in precedenza. Eh sì, maglia celeste in arrivo per Gui. Isgro, Cutrupi, pallone per Gabriel, Marcellino, Cutrupi è lì sempre ad attendere la Sandro Abate. 7 minuti e 18 secondi da giocare nel primo tempo. Isgro, Cutrupi costretto a correre all'indietro con il pallone tra i piedi. Buona questa uscita dell'Olympus con il tocco di prima di Isgro per Cutrupi. Eccolo Isgro ad offrire ancora a Gabriel, punta in banda in uno contro uno su Attilio Arello, c'è il raddoppio di Osellito. Allora si passa per i piedi di Antonino Isgro, Cutrupi, Marcellino, cambio lato ancora per Anthony Isgro. Si rinnova il duello con Attilio Arello, strada sbarrata per Isgro, costretto a tornare da Gabriel. Altra imbucata letta con larghissimo anticipo da Ugherani. Arello e Isgro a lottare su questo pallone. Osellito, Arello, pallone per Ugherani, ancora Attilio Arello in mezzo a due. Lo scippa Marcellino, senza fallo secondo gli arbitri. Allora Isgro a gestire il pallone, Marcellino lo calcia ma lo regala nuovamente alla Sandro Abate. Esultanza da parte di Lucio Avellino. Dicevamo di Attilio Arello, rinforzone per la Sandro Abate nella finestra di mercato invernale. Finita la storia con il Napoli, è rimasto comunque in Campania Arello.
Kutrupi. Oselito di fatto lancia la transizione dell'Olympus con Isgro che va a tutta velocità. Bravissimo Vitiello in uscita con i tempi giusti. L'ultimo tocco è stato di Antonino Isgro, secondo gli arbitri. Ugherani. Arillo riesce a controllare un pallone tutt'altro che semplice, ma sono troppi i giocatori dell'Olympus, alla fine lo perde. Gabriel, Isgro, Kutrupi, stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti. Le finte di Christopher Kutrupi che ha subito un colpo al volto da parte di Ugherani, contatto che almeno da qui ci è sembrato del tutto involontario. Si esibisce in un palleggio elegante anche Daniele Dorto. Si rialza Kutrupi, colpo all'occhio destro per il giocatore dell'Olympus. Olympus che potrà abbattere una rimessa laterale. Si tocca ancora all'occhio Kutrupi, nulla di grave comunque per lui che ha già ripreso posto in campo ed è pronto a dare impulso a questa azione dell'Olympus. Qui finisce a terra Gabriel, qualche protesta del pubblico. A dire la verità invece Gabriel non ha neanche abbozzato una protesta, dunque direi che non c'erano gli estremi per un fallo. Portiere di movimento per Alessandro Abate che gioca col cronometro e soprattutto con il pallone tra i piedi. Ugherani, pallone di Ugherani per Oselito, fuori misura, poteva nascere una buona azione qui per Alessandro Abate, ha sbagliato però la trasmissione del pallone Ugherani. Isgro dentro da Marcelinho, tallonato da Lucio Avellino che è un po' chiamato a fare gli straordinari alternandosi su Marcelinho e su Avironi. Imprescindibile il lavoro in fase difensiva di Lucio Avellino che adesso imbuca dentro per Arillo che di fatto la riconsegna a Marcelinho. Ancora Avellino che va in scivolata, Ugherani salva la rimessa laterale, poi Oselito lotta con Kutrupi, alla meglio il giocatore della Sandro Abate che attacca con Attilio Arillo. Avellino dentro da Ugherani, in mezzo a due arriva Gabriel, non c'è fallo, abbiamo sentito fin qui l'urlo di Ugherani che è a terra molto molto dolorante. Tanto dolore per Ugherani. Speriamo ovviamente non si tratti nulla di grave per lo spettacolo di questa partita, ma soprattutto per il povero Piero Basile che ha già rotazioni direi limitate. Dovesse perdere anche Ugherani, sarebbe veramente un guaio. Problemi al ginocchio per Ugherani, ginocchio sinistro. Siamo impallati dai giocatori in campo. Direi problemi al ginocchio sinistro per Ugherani, sì. Lo mantiene disteso a terra, anche un po' di dolore, si tocca il flessore della coscia sinistra. Sembra più una botta però per Ugherani che si rialza. Cerchiamo di capire quali siano le sue condizioni. Gabriel va a dargli una pacca sulla spalla, ma molto 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 dolorante Ugherani che zoppicando vistosamente lascia il parquet del Pala Olgiata di Roma. Fa quasi fatica a camminare Ugherani. Ci auguriamo ovviamente non abbia avuto gravi conseguenze. Sembra aver mimato un colpo subito, quindi già che non si tratta insomma di un eventuale trauma distorsivo per Ugherani.
già parzialmente una buona notizia. Occhio qui a un altro pallone perso. Dimas con la porta libera. Stavolta sì, lo scarta il regalo Dimas. E con 4 minuti e 22 secondi porta avanti l'Olympus al palo Olgiata 1-0. Occhio qui ancora Tress, due volte, pallone alto sopra la traversa. È un gol che sicuramente cambia i riequilibri della partita, ma non solo in termini di punteggio, il che direi che è anche abbastanza evidente, però cambierà anche il modo di approcciare forse anche della Sandro Abate, che dovrà essere un po' meno conservativo. Grande imbucata di Gabriel per Marcelinho, bravissimo Vitiello. Qui gli arbitri che vanno a confrontarsi, avevano assegnato il calcio di rigore e bel gesto anche di Marcelinho, che è andato dall'arbitro a dire ha preso la palla, era stato assegnato il calcio di rigore ma ci sembrava decisamente sul pallone l'intervento di Vitiello. Si sono corretti gli arbitri. Si può sbagliare da arbitri, da giocatori, ma saper ammettere i propri errori è sicuramente un grande, grandissimo gesto. E qui bravi tutti, sia gli arbitri sia Marcelinho. Spesso ci troviamo a sottolineare momenti brutti e poco sportivi in generale, e vale la pena lodare e sottolineare anche invece momenti in cui il rispetto e il fair play emergono in maniera prepotente. È stato sicuramente questo il caso. Dimas, è stato lui a sbloccare la partita, offre a Marcelinho, conclusione deviata da Oselito che finisce in porta. Marcelinho, dopo Dimas l'Olympus raddoppia, il palo Olgiata è 2-0. Qui andiamo a rivedere l'esterno di Dimas, il taglio di Marcelinho, la deviazione di Oselito che alza il pallone, quel tanto che basta mettere fuori gioco Vitiello. Gui, lottare in mezzo a due, ne esce vincitore Gui. Alla fine ancora Ducci deve metterci una pezza. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Sandro Abate, ultimi 3 minuti del primo tempo in arrivo. I gol di Dimas e Marcelinho hanno stappato la partita. Marcelinho a portare il pallone, a lottare con Avellino che ha subito un colpo, anche in questo caso però nulla di grave per Lucio Avellino. E Sandro Abate che riparte qui, Arillo e Tressa a dirsi qualcosa. Dimas a portare il pallone, arriva il raddoppio. Continua un po' di trash talking tra Tressa e Attilio Arillo che qui vanno a lottare. Arriva il fallo commesso da Rudinei Tressa che si prende il cartellino giallo. Qui provano a spiegarsi, anche se forse in tono non del tutto amichevole, Arillo e Tressa. Arillo sta accusando Tressa di aver un po' allargato il gomito in occasione del contrasto precedente.
Calcio di punizione per la Sandro Abate, Olympus che sale a quota 3 falli di squadra, uno commesso invece dagli ospiti, che però hanno 2 gol da recuperare qui al Palloggiata di Roma. Avellino sul punto di battuta. La rincorsa di Gui sul primo palo, risponde presente Daniele Ducci. Bella giocata di Dimas per Gabriel, la ruleta, il pallone di ritorno per Dimas, grande qualità tecnica dell'Olympus. Ci smentisce però in un certo senso Cutrupi, che poi lancia in avanti questo pallone, preda di Vitiello che ha già fatto ripartire Gui. Arriva Aviron in mezzo a 2 a gestire il pallone, a toccarlo per Cutrupi, ancora Vironi, vuole uno scarico, non riesce a trovarlo, alla fine si gira, cambia lato per Cutrupi, non era male l'idea di Avironi, Cutrupi però stava quasi tagliando verso il centro dell'area di rigore. Azione sfumata per l'Olympus, che ha già riconquistato però proprio con il suo numero 11, Cutrupi, Avironi, Cutrupi, pallone per Gabriel, dentro da Avironi. Alla fine sarà rimessa laterale per la Sandro Abate, 1 minuto e mezzo. Rimessa laterale per l'Olympus. Le proteste di Gui, che voleva l'ultimo tocco da parte di Gabriel. Gabriel dentro il pallone per Avironi. Dimas, la sterzata, calcia col sinistro Dimas, che sta disegnando giocate da urlo in questo primo tempo. Gui secco col destro, ancora bravissimo Ducci a dire di no alla conclusione di Gui. Sempre molto 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 pericoloso il giocatore con la maglia numero 9 della Sandro Abate. Qui il taglio di Attilio Arello, che ha provato ad indirizzare in porta con il piattone, ha visto un paio di pericoli. Daniele Dorto che ferma il gioco, chiama il time out, 1 minuto e 9 secondi da giocare. Con l'Olympus che comanda sul punteggio di 2-0. Con il gol prima di Dimas, poi raddoppio di Marcelinho. Sandro Abate che comunque, come abbiamo già sottolineato, ha avuto le occasioni anche sullo 0-0 per sbloccare la partita. Sandro Abate che ha usato il portiere di movimento come arma tattica in questo primo tempo, di fatto però dopo il gol del 2-0 dell'Olympus non lo ha più messo in campo Piero Basile, che adesso va quasi a dare ulteriore carica ad Attilio Arello. Rimessa dal fondo per le mani di Daniele Ducci, che gioca corto su Dimas. Chiaramente adesso è l'Olympus che non ha nessunissima fretta di accelerare il ritmo di questa partita. Dimas stavolta si dimentica il pallone, arriva Ogherani che glielo tocca in rimessa laterale. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Dimas, Avironi, doppia deviazione, alla fine Gabriel, poi Avellino prova a spingere la transizione, Ugherani voleva girarla di prima per Gui, bravissimo Cutrupi con grande spirito di sacrificio, e poi botta ginocchio contro ginocchio con Lucio Avellino, sempre dolorosissima. C'è da asciugare un po' di sudore dove è caduto Lucio Avellino, comunque non ha subito particolari conseguenze dal contatto, si è già rialzato e adesso va a lottare con Avironi. Cutrupi, Dimas,
Pallone per Avironi che con il tacco voleva servire ancora Cutrupi, che ringrazia comunque il suo compagno di squadra. Non si sono capiti Avironi e Cutrupi. Sandro Abate a gestire questo possesso con Attilio Arillo. Mancano 20 secondi però alla fine del primo tempo. Goi, Avellino ancora a gestire la Sandro Abate, quello che probabilmente è il suo ultimo possesso. Gran tunnel di Goi che poi prova anche la ruleta. Gabriel può puntare Avellino che lo attende lì e gli chiude tutto lo spazio. Arriva adesso la sirena a sancire la fine del primo tempo. Primo tempo che l'Olympus chiude avanti 2-0 sulla Sandro Abate. Prima il gol di Dimas, poi quello di Marcelinho. Nel mezzo qualche ottima chance per la Sandro Abate. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa. Torniamo tra poco in diretta su Futsal TV per raccontarvi il secondo tempo di Olympus Sandro Abate.
Vuoi sapere cosa rende veramente unico il caffè Raphael di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unica la birra, l'arte delle specialità di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unico l'olio, l'arte delle specialità di Todis? Bentornati alla Pallaolgiata di Roma, tra poco via al secondo tempo di Olympus Sandro Abate. Si ripartirà dal 2-0 in favore dei Blues di Daniele Dorto. Arrivati i gol nella prima frazione di Dimas e Marcelino, al cospetto di una Sandro Abate, abbiamo detto, corta nelle rotazioni, rimaneggiata, comunque volenterosa, che ha avuto le occasioni anche sullo 0-0 per sbloccare la partita. Intanto stiamo cercando di sbirciare sulla panchina degli Irpini e non è tornato Ugherani, e questa è una brutta brutta notizia per Piero Basile. Vediamo se Ugherani è ancora sottoposto magari a qualche cura negli spogliatoi, ma né Basile né Ugherani in questo momento in campo. Tornato ora Piero Basile, torna anche Ugherani. Sembra anche camminare meglio adesso in piedi davanti alla panchina ad incoraggiare i suoi compagni di squadra. Fischio degli arbitri che arriva in questo momento. Parte il secondo tempo di Olympus Sandro Abate. Avellino dentro il pallone, né Di Lucio né Attilio Arillo riescono ad arrivarci, e allora la rimessa laterale, la prima di questo secondo tempo in favore dell'Olympus. Due gol di vantaggio per i Blues, che sono sembrati a tratti in controllo del ritmo della partita. Sandro Abate, che nel primo tempo sullo 0-0 si è giocata anche la carta del portiere di movimento, ma di fatto non è riuscita a creare in quella situazione di gioco occasioni per sbloccare la partita. Ha invece rischiato almeno in due circostanze di andare sotto. Alla fine ci è andata con il gol di Dimas e poi subito dopo quello di Marcelino, con deviazione forse decisiva da parte di Oselito, abbiamo detto ex di questa sfida. Avellino, Scodella, Gui, splendida coordinazione al volo. Dimas a portare il pallone, lo scarica all'indirizzo di Gabriel. Olympus che ovviamente non ha fretta, gestisce il possesso, anche perché la Sandro Abate è lì nella sua metà campo.
non ha intenzione di alzare la linea di pressione. E dunque Blues che col giro palla fanno correre il cronometro, gestiscono il possesso. Gabriel Tres aspettando magari il varco giusto per provare a colpire. Qui Marcelinho, arriva poi Dimas a ripulire il pallone. Gabriel però commette un'ingenuità, lo regala a Gui. Ha provato a coordinarsi il numero 9 della Sandro Abate. Quasi di punta la conclusione di Guilherme Gaio Gui, che però si è spenta abbondantemente fuori. Marcelinho, quasi un body check ma involontario di Avellino. Poi il pallone di Dimas è un regalo a Vitiello e Sandro Abate che riparte con Avellino. Colpo di testa, arriva Arillo sempre con grande decisione nei contrasti. Attilio Arillo sicuramente non manca la grinta e l'energia. Al numero 23 della Sandro Abate, Tres ad imbucare. Di Lucio, Gui, Avellino, Attilio Arillo. Se ne sono già andati 2 minuti nel secondo tempo. Arillo cambia lato per Di Lucio che provava l'imbucata per Gui. Cenno di intesa tra i due, non è filtrato però il pallone calciato da Di Lucio. Rimessa laterale in favore della Sandro Abate, della quale si occupa Attilio Arillo. Pallone all'indietro, scambio con Avellino. Arillo sfida Tres, un po' di storie tese tra i due nel corso della prima frazione. Gui spalle alla porta, se ne va su Gabriel, lo sposta fisicamente, poi lascia partire uno scaldabagno col piede destro, non riesce a tenerlo Ducci, che però riesce comunque a metterlo in calcio d'angolo. Sassata di Gui che ha letteralmente spostato fisicamente Gabriel, ricavandosi un po' di spazio per andare alla conclusione. Avellino va dentro, Di Lucio non riesce nella deviazione e Ducci ha già fatto ripartire Rudinei Tres. La chiusura di Gui, rimessa laterale per l'Olympus. Tres, Gabriel scambia con Dimas, pallone per Rudinei Tres, cambia lato per Antonio Dimas, dentro per Marcelinho. Ancora possesso palla dell'Olympus con Gabriel che calcia, trova una deviazione, l'ultima è di Marcelinho e la rimessa laterale sarà in favore della Sandro Abate, già battuta da Attilio Arillo. Lo scambio con Avellino, il pallone scodellato per Gui che prende posizione su Gabriel. Quando prende posizione Gui è praticamente impossibile da spostare. Arillo rientra sul destro, c'è Marcelinho sulla linea di passaggio. Pallone sempre in gestione della Sandro Abate, che però non riesce a trovare il guizzo giusto per costruirsi un'occasione da gol. Arillo raddoppiato, alla fine è costretto a mettere il pallone in rimessa laterale. E poi Arillo va a dire anche qualcosa a Marcelinho. Ha litigato praticamente con tutta l'Olympus Attilio Arillo, che alla fine si prende il cartellino giallo. Ammonito Arillo. Rimessa laterale in favore dell'Olympus, non sanzionato il fallo in questa circostanza. Alla fine palla persa dall'Olympus. Qui Arillo ancora a dire qualcosa a Dimas. Scambio di vedute tra i due. Gui riesce a far uscire ottimamente questo pallone per Ugherani, tornato in campo. Una buona notizia per Ugherani e per la partita e anche per la Sandro Abate, direi. Gui, troppi giocatori dell'Olympus. Ugherani perde il contrasto di Eugenio per un attimo. Tres, bravissimo di prima a liberarsi del pallone per Dimas, che lo difende, lo appoggia all'indietro su di Eugenio. Tres, può sfidare Attilio Arillo, si ferma Rudinei Tres che si appoggia ancora all'indietro su Alessio di Eugenio. Dimas, Tres, scambia con Dimas, corre il cronometro, 15 minuti, 50 secondi da giocare prima della sirena conclusiva di questa partita. Marcelinho, fortunato nel rimpallo, viene chiuso da Gui. Arillo porta il pallone, calcia,
la deviazione di Dimas, alla fine si lotta, ne esce l'Olympus con il pallone tra i piedi di Eugenio, voleva servire Marcelinho che però aveva tagliato verso il centro dell'area di rigore, palla persa dall'Olympus, rimessa laterale in arrivo per Luciano Avellino e la Sandro Abate. Qui Di Lucio e Achille a contendersi il pallone che sfila in rimessa laterale, non in fallo di fondo, e dunque rimessa per i Blues con Marcelinho che si incarica della battuta, offre il pallone ad Achille. Ducci sbaglia poi un passaggio comodo all'indirizzo di Eugenio, banale, palla persa dall'Olympus. Alessandro Abate che ha una nuova chance nella metà campo difensiva dei Blues, mentre Piero Basile si prepara a rimettere Gui in campo. Biscossi dentro da Marcelinho che aveva controllato bene, non ha calciato altrettanto bene con il mancino, ma potenziale occasione, forse la prima vera occasione di questo secondo tempo per l'Olympus. Sandro Abate che invece ha bussato con la conclusione di Gui, pallone imbucato di Achilli, troppo lungo all'indirizzo di Marcelinho. Di Lucio a portare il pallone, se lo trascina in rimessa laterale. Marcelinho in avanti, controlla Avellino che offre ad Ugherani, bella giocata in banda di Ugherani, è arrivato il fallo commesso da Alessio Di Eugenio che si prende anche il cartellino giallo, si allunga la lista degli ammoniti per l'Olympus dopo tres nel primo tempo, è arrivato il giallo anche per Alessio Di Eugenio. Avellino sul punto di battuta. Attendiamo il fischio degli arbitri. Ducci sistema Marcelinho all'altezza del primo palo. Pallone per Oselito che di prima ha provato a calciare, ha impattato male però il pallone il giocatore della Sandro Abate. E allora pericolo scampato per l'Olympus che attacca con Achilli, Di Eugenio, Achilli, ancora da Di Eugenio, Biscossi, pressato da Oselito che riesce a tenere anche in campo il pallone, non a servirlo ad Ugherani, Ugherani però prezioso in ripiegamento, l'ultimo tocco sembrava essere di Ugherani onestamente, rimessa laterale assegnata alla Sandro Abate che gestisce il possesso con Avellino, Ugherani, Oselito, ancora Avellino a scodellare questo pallone, Achilli, ottimo il controllo, buono anche il pallone per Matteo Biscossi, Biscossi restituisce il pallone ad Achilli, non facile da controllare, Achilli si rifugia tra i piedi di Daniele Ducci che lo regala a Vitiello dalla parte opposta, Avellino. Vediamo se Alessandro Abate schiererà nuovamente il portiere di movimento, non sembra intenzionato a farlo per il momento Piero Basile. Arillo dentro per Gui, ancora a difendere con il fisico su Marcelinho, poi chiede l'1-2 ad Arillo, troppi giocatori dell'Olympus attorno alla numero 23 che perde il pallone, poi Ducci va lungo, Avellino di testa la offre ad Attilio Arillo, arriva il rimorchio di Avellino, alla fine Gui col mancino si è allungato il pallone, forse un tantino troppo Gui che non è riuscito più a trovare il passo giusto per calciare, per impattare in maniera pulita col sinistro, si è disperato infatti il numero 9, si era proposto anche Avellino per un eventuale scarico, Avellino grande anticipo, pallone per Oselito, ancora una volta provvidenziale Ducci
che ci sta sempre, sempre mettendo una pezza. Ma altra potenziale occasione per la Sandro Abate. Qui Ducci respinge. Gui, Oselito. Prova a girarsi a calciare. Palo pieno colpito da Oselito. Ad un centimetro dal 2-1 la Sandro Abate. Splendida giocata di Oselito che ha colpito il palo. Poi Avironi, quasi da fermo, apre il destro. Lo spedisce altissimo sopra la traversa. Anche un pizzico di sfortuna per la Sandro Abate con il palo colpito da Oselito che adesso ha indossato la maglia da portiere di movimento. Achilli di Eugenio, pallone per Avironi che non riesce a tenerlo in campo. Allora Attilio Arillo ha rimesso in moto la Sandro Abate che attacca col portiere di movimento e due gol da recuperare. Qui alla paloggiata Gui prova ad eludere Di Eugenio con il controllo orientato. L'ultimo tocco è del numero 9. Ducci ha già offerto il pallone ad Achilli. Vitiello ha ripreso posto tra i pali della Sandro Abate. Calcia Achilli col sinistro. Conclusione centrale bloccata in due tempi proprio da Vitiello. Gui all'indietro per Lucio Avellino. Attilio Arillo pressato da Achilli. Pallone per Ugherani. Ancora Arillo, fa secco Achilli. Porta il pallone, la risposta di Ducci. Ma il tap-in vincente di Gabriele Ugherani. 11 minuti 25 secondi. Il guizzo della Sandro Abate con Ugherani 2-1. Partita tutt'altro che chiusa. Qui al palo Olgiata aveva colpito un palo la Sandro Abate con Oselito. Ha trovato il gol del 2-1 con Ugherani. Occhio qui al pallone bellissimo per Cutrupi che prova a girarsi su Attilio Arillo che era già ammonito. Fallo commesso da Arillo che si prende il secondo cartellino giallo e deve salutare la partita. Espulso Attilio Arillo. Altra possibile sliding door di questa partita al palo Olgiata di Roma con l'espulsione di Attilio Arillo. Secondo giallo per l'ex Napoli per questo fallo commesso ai danni di Christopher Cutrupi. E proprio nel momento in cui la Sandro Abate aveva trovato il gol che poteva riaccendere l'entusiasmo e la speranza, Arillo si è beccato il secondo giallo ed il conseguente cartellino rosso. Tegola non indifferente per la Sandro Abate con Arillo che aveva propiziato il gol del 2-1 con una sua conclusione ribattuta da Ducci e poi ribadita in porta da Ugherani. A calcio di punizione per l'Olympus. Pallone sul secondo palo per Cutrupi che da un centimetro colpisce il palo. Poi Isgro, ancora provvidenziale la chiusura di Avellino. Adesso due minuti di superiorità numerica per l'Olympus, inferiorità numerica per la Sandro Abate che deve stringere i denti, provare a resistere e poi fare all-in qui al palo Olgiata di Roma. Cutrupi porta il pallone, lo offre ad Anton Isgro, si difende in inferiorità la Sandro Abate. Cutrupi, Isgro muove il pallone l'Olympus quando a grandi passi. Stiamo arrivando alla metà del secondo tempo. Isgro, Marcelinho, Dimas, ancora per Marcelinho, Dimas calcia, Vitiello a dire di no a Dimas, rimessa laterale per l'Olympus. Intanto c'è da sistemare la porta che si è spostata. Ora sì che si può tornare a giocare qui alla palo Olgiata. Marcelinho, Dimas, di ritorno per Marcelinho, doppio scambio tra i due. Dimas, finta la conclusione, va da Isgro, bravissimo Vitiello sul primo palo. Isgro in qualche modo riesce a far uscire il pallone. Cutrupi, Marcelinho, Dimas. Pallone per Isgro, di ritorno da Dimas. Cutrupi,
Isgro per Marcelinho, trovato l'angolo giusto da Marcelinho, altra doppietta per il 19, superiorità numerica capitalizzata dall'Olympus che adesso è avanti 3-1. Per l'Olympus, ristabilita la parità numerica in campo, e Sandro Abate che adesso ha ulteriormente accorciate le rotazioni dopo il rosso ad Attilio Arillo. Avellino scambia con Oselito, poi in buca per Agui. Pallone di ritorno per Avellino, Ugherani, prima di lui Cutrupi, Avironi, la gira di prima per Cutrupi che prova ad andarsene con una giocata su Luciano Avellino che poi è andato ad allontanare il pallone, si scusa con l'arbitro, ha rischiato il cartellino giallo Lucio Avellino. Isgro, abbiamo superato da 40 secondi la metà del secondo tempo. Avironi con la suola, la giusta per Antonino Isgro. Cutrupi, Gabriel, Avironi alza la testa, prova ad offrirla a Cutrupi, letta in anticipo questa giocata di Avironi da parte di Oselito che allunga la traiettoria in rimessa laterale. Gabriel, pallone per Isgro, grande giocata su Ugherani, rientra ancora Isgro che li salta tutti, poi voleva offrire un assist a Cutrupi ma strappa applausi Antonino Isgro che adesso punta di nuovo Ugherani, poi cambia lato, va su Avironi, l'imbucata per Gabriel a portare il pallone, troppo Gabriel però che lo trascina direttamente oltre la linea di fondo. Timeout chiamato da Piero Basile che ha già fatto indossare la maglia da portiere di movimento a Di Lucio. 8 minuti 41 secondi, l'Olympus è avanti 3-1, squadre a rapporto dai due allenatori, e in tribuna si viene ad accomodare anche Attilio Arillo, passato ora davanti alla nostra postazione dopo il rosso subito pochi minuti fa. Ne approfittiamo anche noi per riprendere un po' di fiato. Intanto vi aggiorniamo anche su quanto sta accadendo negli altri campi. Sono due le partite che si stanno giocando in contemporanea, questa della Palloggiata di Roma. Il Ciampino avanti 4-1 sul campo del Mantova, mentre l'Eco City Genzano sta espugnando con il punteggio di 1-0 il campo dell'Olimpia Verona. Questa partita però è iniziata alle 17, mentre questa del Palloggiata e la sfida tra Mantova e Ciampino alle ore 16. Intanto qui Ducci a togliere il pallone dalla disponibilità di Gui, senza fallo, ancora bravissimo Daniele Ducci. Quindi questi risultati dagli altri campi: Ciampino avanti 4-1 a Mantova, partita iniziata alle 16, e Genzano avanti 1-0 sul campo dell'Olimpia Verona, partita iniziata alle 17. Cutrupi, l'Olympus porta il pallone al piccolo trotto senza fretta per giocare con il cronometro, l'anticipo di Ugherani, Oselito isolato si ferma, decide di ragionare, di dare possibilità a Piero Basile di inserire il portiere di movimento. Gui punta in banda, Avellino torna dentro proprio da Gui che con un elastico voleva saltare Avironi. Oselito
Avellino, pallone per Ugherani, dentro da Di Lucio, c'è lui da portiere di movimento come vi avevamo anticipato prima. Controllo di Gui, pallone per Oselito, ancora Gui, la gira di prima proprio all'indirizzo di Oselito, Di Lucio, Oselito, Avellino, muove il pallone, Alessandro abbatte, per il momento però non riesce a trovare spazi nella difesa dell'Olympus. Di Lucio, pallone deviato, ancora Di Lucio, doppio tocco, Ducci, forse anche il palo, Avellino poi colpito dalla pallonata di Cutrupi. Colpo di testa di Oselito che allunga nuovamente in rimessa laterale, si rimane in quella zona di campo. Isgro a battere la rimessa, il movimento di Avironi, ancora una volta a leggere in anticipo Oselito, ad avanzare praticamente di rimessa laterale in rimessa laterale l'Olympus. Isgro, pallone per Christopher Cutrupi che costretto però ad indietreggiare, prova a trovare Avironi, serve di fatto il pallone a Oselito, c'è stata una deviazione, sarà rimessa dal fondo per l'Olympus. Ugherani si era completamente disinteressato del pallone, convinto che ci fosse stato un tocco di qualche giocatore in maglia blues. Cutrupi, grande finta, ottima l'uscita di Vitiello sui piedi di Christopher Cutrupi. Isgro porta il pallone, il doppio passo di Isgro spostato da Gui, senza fallo. Ugherani, buona la difesa del pallone, Gui con l'esterno, serve Oselito, torna Di Lucio da portiere di movimento, ultimi 6 minuti di partita, 2 gol di vantaggio per l'Olympus. Avellino bravo a non perdere la calma e a girarla indietro per Oselito. Ugherani, Di Lucio, non era male il pallone di ritorno per Ugherani, poi Gabriel, pallone deviato, c'è Di Lucio in porta, sbaglia però Isgro, contropiede 3 contro 2 per Alessandro Abate con Gui che buca con la punta Daniele Ducci, 5 minuti 46 secondi, lo squillo di Gui e 3-2 per l'Olympus, ma Alessandro Abate è ancora vivissima qui alla Palaoggiata di Roma. Nonostante le rotazioni limitate, rese ancora più corte dopo l'espulsione di Attilio Arrillo, sta avendo il merito di restare incollata a questo match la squadra di Piero Basile. Ottima l'uscita di Vitiello che va a sovrastare Cutrupi e ad allungare il pallone in rimessa laterale. Ci aspettano 5 minuti e 28 secondi tutti da vivere qui alla Palaoggiata. Marcelino la giusta per Cutrupi, il pallone però è uscito dopo il controllo di Cutrupi secondo gli arbitri. Fuori Vitiello, torna Di Lucio da portiere di movimento. Ugherani, Oselito, Ugherani, ancora Oselito, ultimi 5 minuti di partita. Gui, pallone per Ugherani, Avellino, Oselito, attacca Alessandro Abate che ha solamente un gol da recuperare adesso, ma brutto errore qui di Oselito nella trasmissione di palla all'indirizzo di Ugherani e Olympus che si ritrova il possesso di palla. Cutrupi, Gabriel,
pallone per Isgro che può puntare in banda Auselito. Bravo il numero 13 a chiuderlo in rimessa laterale. 4 minuti 27 secondi corre il cronometro. Isgro a puntare ancora Ugherani. Poi il taglio in diagonale per Marcellino. Non c'è fallo di Avellino secondo gli arbitri. Gui. Ugherani ancora per Gui che alza il pallone, lo offre nuovamente ad Ugherani. Gran partita comunque di Gui che ha ripulito un'enormità di palloni al di là del gol realizzato del 3-2. Insieme ad Arillo è stato sicuramente senza ombra di dubbio il più pericoloso per la Sandro Abate. Pallone in avanti, Vitiello, arriva Isgro, doppia deviazione, ancora Vitiello che ha rimesso in moto Ugherani a portare il pallone. Brutto errore di Ugherani che però è andato a subire il fallo, direi quasi provvidenziale per la Sandro Abate questo fischio degli arbitri, perché l'Olympus si stava già scatenando in campo aperto. Ovviamente sempre portiere di movimento per Piero Basile, Avellino. Gui, pallone ancora per Lucio Avellino. Gui, Avellino, muove palla la Sandro Abate. L'Olympus a fare quasi da tergicristalli a seguire il movimento del pallone. Qui Avellino sbaglia il tocco all'indirizzo di Gui, sfuma questa azione per la Sandro Abate, si scusa Lucio Avellino e Olympus che ha una nuova chance con Cutrupi isolato oltre la linea di fondo. Avellino riconquista, offre il pallone ad Ugherani. Auselito torna indietro da Avellino e dà possibilità ancora alla Sandro Abate di rimettere il portiere di movimento. Avellino, Auselito, pallone gestito dagli Irpini, ancora Avellino, Auselito, Di Lucio. Ultimi 2 minuti e 45 secondi di partita, un gol di vantaggio per l'Olympus. Auselito, Avellino, occhio qui all'errore, Cutrupi con la porta libera, si dispera Cutrupi un centimetro, forse due, per il possibile gol del 4-2 dei Blues. E sospirone di sollievo per la Sandro Abate, quello che sarebbe stato quasi un colpo da KO. Occhio qui a Di Lucio che calcia! Ducci a salvare l'Olympus, occasione da una parte, occasione dall'altra. Che bel finale di partita al Palaoggiata di Roma. Ultimi 2 minuti, Auselito la tiene in campo, la offre a Lucio Avellino. Ugherani, Auselito, Avellino, Auselito a toccarla ancora per Ugherani che porta il pallone, calcia col destro alto sopra la traversa. Ducci va a lungo, Avellino di testa, Marcellino alla fine esce vincitore dal contrasto, ma è bravissimo ancora Ugherani. Occhio a Gui, 2 contro 2 per la Sandro Abate, rientra sul destro Gui, alla fine trova Auselito, grandissima giocata difensiva di Alessio De Eugenio che ha fermato l'inerzia del contropiede della Sandro Abate. Gui rientra sul destro e calcia, Ducci con la porta libera, va a calciare Daniele Ducci dalla sua area di rigore, scrive il 4-2 per l'Olympus ad 1 e mezzo dalla fine, la firma di Daniele Ducci. Qui il velo di Avellino, palla persa dalla Sandro Abate, 1 minuto 22 secondi da giocare, potrebbe, sottolineiamo, potrebbe essere stato il colpo del KO, quello di Ducci direttamente dalla sua area di rigore. Qui il colpo di testa di Marcellino, Vitiello
Ha messo in moto Avellino. Rimessa laterale per la Sandro Abate, che ovviamente adesso deve forzare un po' di più le giocate ed accelerare i tempi, perché stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Avellino, Oselito scambia con Avellino, eccolo l'ultimo minuto, il palloggiata di Roma. Gui, Avellino, deve trovare due gol in 50 secondi la Sandro Abate se vuole impattare questa partita. Isgro con l'esterno, soluzione complicata, da fermo dalla sua metà campo riesce comunque quantomeno a ricacciare all'indietro la Sandro Abate. Torna Vitiello per effettuare questa rimessa precisa sui piedi di Gui, che prova a puntare su Alessio Di Eugenio. Rientra Gui che si ferma, va ancora Gui con il piede sinistro, provato ad andare in porta il numero 9. Pallone alto sopra la traversa, 31 secondi da giocare. Ducci, Cutrupi, Di Eugenio, Marcelinho ancora per Christopher Cutrupi. Isgro prova il numero su Gui, che è l'ultimo a toccare. La rimessa laterale sarà in favore dell'Olympus. 23 secondi, si avvicinano i titoli di coda qui al palloggiata. Pallone lungo, Marcelinho non ci arriva, Vitiello lo controlla, l'ha offerto ad Ugherani, è arrivato Cutrupi che però ha sbagliato il tocco all'indirizzo di Isgro. 13 secondi, serve adesso un piccolo miracolo sportivo alla Sandro Abate, che decide di fermarsi, di consegnare così questa vittoria all'Olympus, che si conferma capolista della Serie A. Continua la sua marcia trionfale battendo 4-2 la Sandro Abate al termine di una bella partita, con una Sandro Abate che è riuscita a restarci dentro fino alla fine. L'aveva riaperta sul 3-2 la squadra di Piero Basile, poi dalla sua porta il colpo del KO di Daniele Ducci. L'Olympus rimane in vetta alla classifica, vince ancora una volta. Noi invece vi invitiamo a restare in nostra compagnia, tra poco saremo in campo per le solite interviste flash, vi faremo sentire le voci a caldo di questo post gara di Olympus Sandro Abate. Rimanete con noi.
Siamo sul parquet della Palaoggiata di Roma nell'immediato post gara di Olympus. Sandro Abate in compagnia di mister Piero Basile. Direi che quello che vi aspettavate in un certo senso si è materializzato, cioè provare a restare in partita fino alla fine e poi cercare magari il colpo, il guizzo. Forse l'espulsione di Arillo ha fatto girare definitivamente anche un po' l'inerzia della partita. Sì, è vero che era quello, diciamo, il piano, però il primo tempo noi non abbiamo provato a restare in partita. Abbiamo avuto, che ricordo, almeno 3-4 occasioni da gol. Poi è normale che in queste gare giochiamo con la squadra più forte del campionato che ha vinto tutte le partite in casa, quindi è normale che nel momento in cui hai qualche occasione a gol devi cercare di sfruttarla, così come l'abbiamo sfruttata nel secondo tempo, e infatti poi siamo rientrati in partita. L'unica cosa che non mi è piaciuta della gara, perché veramente sono orgoglioso dei ragazzi che alleno, perché è una squadra che nonostante tutte le difficoltà, i minutaggi altissimi, riesce sempre a essere lucida in quasi tutte le situazioni tattiche della gara. È stato soltanto il gol del 2-0, perché ci siamo fatti prendere forse dalla troppa voglia di, dopo aver subito il gol dell'1-0, e sappiamo che in queste partite, quando arriviamo così rimaneggiati, non possiamo andare a pressare una squadra come l'Olympus. Però poi la testa, il cuore nel secondo tempo, abbiamo avuto forse, è vero che loro hanno avuto l'occasione per fare il 4-2, però noi abbiamo avuto una clamorosa per fare il 3-3. Quindi non cambia il risultato, perché veramente sono orgoglioso dei ragazzi gallini. L'impressione è che, insomma, ascoltando le tue parole, al di là di quello che è il risultato, ci sia comunque orgoglio, no? Per la prestazione messa in campo dalla squadra. È chiaro però che per vedere il vero volto della Sandro Abate aspettiamo un recupero di giocatori per voi importantissimi. Sì, ma al di là dell'orgoglio, cioè, noi siamo consapevoli che siamo forti. Siamo forti. Sappiamo che non perdevamo una gara da 6 partite, l'abbiamo fatto qui onorando e gettando il cuore, quindi al di là dell'orgoglio sappiamo che siamo forti. È normale che dobbiamo soltanto rimettere questa voglia, questa attitudine, questa felice quando saremo tutti, perché oggi, cioè, è inutile, l'avrei fatto sicuramente in telecronaca, quindi quando saremo al completo saremo duri da battere, perché già lo siamo adesso. Grazie a Piero Basile. Lo mandiamo insieme ai suoi ragazzi negli spogliatoi. Dovremo avere a brevissimo la disponibilità di Daniele Dorto, tecnico dell'Olympus, anche per avere le sue impressioni su questa partita. Ci affacciamo un attimo per capire se è in arrivo. Sì, Daniele Dorto, che è sempre in splendida compagnia in ognuna delle sue interviste. Mister Daniele Dorto, commentiamo anche con te questa partita. Una Sandro Abate che vi ha dato filo da torcere nonostante avesse, diciamo, rotazioni limitate in termini di uomini qui alla Palaoggiata, però direi anche questa un'altra piccola grande prova di maturità superata dall'Olympus. Sì, io sapevo che Sandro Abate è un'ottima squadra, allenata da un ottimo allenatore. Noi abbiamo cercato di fare il meglio. Non abbiamo fatto una grande partita secondo me, perché loro è una squadra molto ostica, molto combattiva e non lascia niente al caso, però anche queste, diciamo, è importante vincerle perché ci fanno morale. State facendo un campionato strepitoso, insomma, lo dicono i numeri, lo dice il vantaggio largo che avete al comando della classifica. Quanti margini di miglioramento ha ancora però questa squadra? Ma secondo me ancora possiamo migliorare, perché è una squadra con tanti elementi nuovi e noi cerchiamo di essere al massimo, cercare di fare sempre più risultati, perché è importante che, come ho detto prima, ci danno morale, però la squadra secondo me ancora si deve finire di amalgamare bene. Ringraziamo anche Daniele Dorto e siamo in compagnia di... Leonardo, piccolo vuoto di memoria per mister Daniele. Chiamo Leo, allora Leonardo. Andava bene anche Leo, mister. Ringraziamo voi per essere stati in nostra compagnia. Vi salutiamo dal parquet della Palaoggiata di Roma, ribadendo semplicemente il punteggio finale. Olympus batte 4-2 la Sandro Abate Avellino. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alle prossime gare interne dei Blues.